L'arte ha sempre preso parte della mia vita. Ancora prima di sapere che avrei fatto l'artista, già da adolescente ero molto incuriosito dalla musica e dalla pittura. Amavo frequentare persone che dipingevano e suonavano, qualche amico più grande di me, diversi studi di pittori che all'epoca a Genova nei primi anni 60 ve ne erano tanti. Sì, c'è stato un momento particolare in cui decisi che ho desiderato in maniera spasmodica, quasi un'esplosione nel cervello, di diventare un artista, un musicista. Avevo circa 13 anni e da una piccola radiolina a transistor trasmettevano Una notte sul Monte Calvo, il poema sinfonico di Modeste Mussorgskij. Il ritmo, i contrasti sonori, il tema della notte e del giorno, le creature diaboliche sconfitte dal suono delle campane. Accese così tanto la mia fantasia che iniziai a non dormire. Quel giorno ho preso consapevolezza in ogni mia fibra che niente e nessuno mi avrebbe ostacolato dalla decisione di diventare musicista. E per anni suonai ore e ore il pianoforte che mi aveva messo a disposizione un mio amico prete. E quando non suonavo, copiavo con ardore infantile ritratti di musicisti, soprattutto Achina e Acquerello. Devo dire che feci nel tempo qualche discreto concerto. Ma allora si chiederà, come mai hai fatto il pittore? Perché la pittura mi intrigava sempre di più. La scoperta di Leonardo, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Picasso portarono la mia fantasia a un punto di non ritorno. C'è da dire che avevo perso piano piano nel tempo la fiducia sulle mie doti di musicista, di pianista, soprattutto quando iniziai a frequentare il mio compagno di conservatorio Massimiliano Damerini, il grande pianista, a vedere le sue dita che volavano sicure sulla tastiera, la grande sensibilità musicale, le grandi emozioni che suscitava, era tutto quello che a me mancava. Così un giorno dietro l'altro suonai sempre meno e dipinsi sempre di più, finché quasi quasi senza accorgermene abbandonai del tutto il pianoforte. Dipingevo con accanimento, euforico, furioso, volevo vedere subito sulla tela ciò che avevo in mente. Un'opera di Giuseppe Carta nasce da una visione, una vision, un'illuminazione, un'idea che piano piano si mette a fuoco dentro la mia testa. Faccio un piccolo schizzo, ho come imparato da grande scenografo e amico Emanuele Luzzatti, e faccio un piccolo collage.
Poi c'è tanto lavoro, tanta tecnica, questo sia nella pittura che nella scultura. L'ispirazione è un'idea, forse un po' retorica, un punto di partenza, qualcosa di molto romantico, che senza tecnica, senza un costante impegno manuale, almeno per quel che mi riguarda, serve a ben poco. L'ispirazione è utile agli artisti in cui il risultato, ecco, rimane casuale, gestuale, mai veramente voluto. Affinare la tecnica è perseveranza. Significa lavorare, sbagliare, ripetere all'infinito. La tecnica è sperimentazione. Conoscere a fondo l'alchimia del colore e saperlo usare con discrezione e sicurezza, ecco. Nella realtà la mia tecnica l'ho affinata nel continuo tentativo di raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato, ossia il punto ideale della qualità pittorica e scultorea che mi proponevo. Io, essendo un autodidatta, il mio riferimento è sempre stato Raffaello per me, dove forma, colore e contenuto avevano o hanno un'eguale importanza. Nelle opere di Raffaello non c'è un centimetro del dipinto che sia rifinito con meno attenzione. Tutto è messo a fuoco, tutto. Ogni dettaglio è lavorato fino a raggiungere il traguardo della perfezione ideale. Non c'è spazio per la casualità, all'imponderatezza. Nel tentativo di raggiungere la perfezione che vedevo in Raffaello, io lavoravo con mazzi di pennelli tra le mani, di ogni tipo e dimensione. I colori però erano sempre e solo i primari, grattati e tirati sulla tela. E poi c'è Mozart. Si può dire in parallelo con Raffaello. La musica di Mozart è come un grande e lunghissimo fiume che scorre attraverso paesaggi continuamente diversi. La musica è l'acqua che scorre placida, limpida, cristallina, adattandosi ad ogni asperità, in modo istintivo, spontaneo, animale quasi. In realtà è la grande naturalezza visionaria del genio, dove ogni nota ha un suo imprescindibile significato e occupa uno spazio ben preciso. Voglio comunicare la bellezza. La bellezza che vedo intorno a me, nella campagna, negli orti, nella natura. Io vivo a Banari, un piccolo paese della Sardegna, circondato da una vegetazione particolarmente rigogliosa. I colori forti dell'estate, dell'inverno, la primavera generosissima, i frutti delle pere selvatiche. La grande bellezza della natura vista sempre con gli occhi di bambino. Ecco, questo voglio comunicare. Le mie germinazioni, che è il tentativo di ricreare l'artificio straordinario che ci regala la natura, la potente forma evocativa, eroica, erotica, che emana un frutto. I colori mai uguali, si può dire infiniti,
Le mie germinazioni sono il tentativo di comunicare quello che la natura mi suggerisce. E ogni germinazione è un monumento a un frutto. Un monumento ai frutti che la terra ci regala, grazie ai quali noi viviamo. La germinazione è un inno alla natura e nello stesso tempo è una denuncia del male che l'uomo affligge alla natura. Il mio è un discorso emotivamente vecchio, non riguarda solo il momento particolarmente autolesionistico che continua ad agitare l'uomo nella speculazione distruttiva del pianeta. Per capire, facevo nature morte, germinazioni, già negli anni Ottanta. Con germinazioni, la rinascita della terra dopo un incendio, partecipai alla 53ª Biennale di Venezia. Salve un breve parentesi in cui nei miei dipinti i soggetti erano dei grandi cesti colmi di bicchieri, ho fatto solo germinazioni. Il passaggio dalla pittura alla scultura per me è stata un'esigenza quasi fisica. Non mi bastava più la magia della sola illusione ottica della tridimensionalità. Sentivo l'esigenza di plasmare, toccare, di dare alla natura morta una sua tridimensionalità, reale e concreta. Inoltre, devo dire, ero attratto dalle piazze. Il chiuso delle gallerie non mi appagava più. Per cui, quando ho iniziato a fondere a Pietrasanta, per me è stato un nuovo modo di vivere il mio lavoro. Un'ulteriore citazione, una nuova immersione nell'arte. La manipolazione della terra e della cera, la plasmazione, la fusione a cera persa, la creazione di veri monumenti. La scultura a cui potevo girare attorno, toccarla, accarezzarne le forme, sentirne la levigatezza, valutare la sua reale dimensione, pattinarla con scelta di colore che ne enfatizzava la carica eroica, erotica. Lasciare una traccia forte nella piazza su cui esponi, dove la scultura viene vista, occhieggiata anche da gente che è solo di passaggio, è un momento di grande emozione. Pietrasanta è la patria della fusione. La chiamano la piccola Atene. In realtà ha una rilevanza molto importante. In Italia e nel mondo è una città dove risiedono centinaia di laboratori di lavorazione della scultura, sia per il marmo che per il bronzo. E non solo. Io lavoro anche la resina. Per quel che mi riguarda, la materia più adatta per le sculture all'aperto di grandi dimensioni. Pietrasanta è una città dove si incontrano artisti provenienti da tutte le parti del mondo, dove anche lo scultore più famoso lo puoi vedere in giro con le mani sporche, dove c'è un continuo scambio di conoscenze tra artigiani e scultori, dove si respira arte ovunque e dove per l'arte c'è un rispetto particolare.
dove la piazza del Duomo è una galleria che hanno allestito i più grandi scultori del mondo. Germinazioni. Nasce dall'idea di voler dar forma, realtà alla natura. Germinazione è una fase del ciclo delle piante, il primo embrione di vita, il rigurgito primordiale della vita stessa. Io la rappresento utilizzandola come fonte di ispirazione pop, esasperando i colori e volumi per suscitare emozioni. Cerco di dare un messaggio di tranquillità, di bellezza, di riflessione, di rispetto. La natura non è mai ostile.